ultima sessione della giornata, che però non è certo la meno importante, tra le tante cose degne di nota, se non è una bufala del web, perché io non me lo ricordavo più, ieri c'è stato il nono compleanno di Creative Commons, il 16 dicembre, quindi mi è arrivato via tweet, me l'ero scordato. No, tu parli dell'Italia, quello era il compleanno internazionale. Però, anziché parlare del compleanno e del passato, non lasciamo neanche sedere Massimo Travostino, a meno che non voglia parlare da lì. Parli dal tavolo, Massimo. Perché passiamo subito la parola a Massimo Travostino, che è uno dei membri del gruppo di lavoro di Creative Commons Italia. E Massimo ci parlerà di alcune delle evoluzioni delle licenze Creative Commons verso questa versione 4.0. Va bene, grazie Federico, e un benvenuto e un saluto anche da parte mia. E mi è stato affidato in questa giornata, in questa sessione specificamente dedicata alle licenze Creative Commons, il compito di fare un po' il punto della situazione, lo stato dell'arte di queste licenze, dopo che per quanto ci riguarda, per quanto riguarda le licenze italiane, come forse alcuni di voi si ricorderanno, nel giugno di quest'anno, del 2011, sono state pubblicate e rese disponibili a tutti gli utilizzatori le licenze nella versione 3.0. Quindi l'ultima versione disponibile è la 3.0, che ha subito alcune modifiche, diciamo, di ordinaria manutenzione, come solitamente avviene nell'evoluzione di queste licenze, e probabilmente quella più rilevante dal punto di vista sostanziale della struttura delle licenze è la clausola con la quale si specifica che il diritto sui generi sulle banche dati viene rinunciato dal licenziante nei confronti dei licenziatari, di tutti coloro che utilizzano e prendono in licenza l'opera. Questa versione, come vi dicevo, per l'Italia è stata pubblicata nel giugno 2011, ma già si parla della versione 4.0, quindi siamo in una situazione in cui in realtà il dibattito a livello internazionale si è spostato sulla versione successiva delle licenze. C'è stata una discussione al Global Summit di settembre a Varsavia, in Polonia, e il processo, come vi dirò poi tra poco, per la costruzione di questo nuovo draft delle licenze è iniziato da pochissimi giorni. C'è però un aspetto di novità sostanziale che per la prima volta da quando, direi, sono nate le licenze Creative Commons si presenta in questa versione 4.0, perché oltre alla diciamo manutenzione ordinaria corrente che avviene per tutte le versioni successive delle licenze, in cui ovviamente le varie clausole vengono di volta in volta adattate e modificate sulla base delle esigenze, delle necessità che sorgono dall'uso concreto poi che delle licenze viene fatto nei vari ordinamenti, e quindi recependo molto le istanze dei licenzianti, dei licenziatari, di coloro che utilizzano poi le licenze. Ecco, sicuramente la 4.0 presenterà vari punti, poi li potremo scorrere rapidamente insieme, di revisione delle clausole della licenza. Ma il punto fondamentale su cui c'è già stato molto dibattito e molto ce ne sarà ancora in futuro è che per la prima volta la licenza 4.0 sarà unported, cioè ci sarà solo una versione globale a livello mondiale, internazionale, della licenza. La licenza 4.0, se non ci saranno, diciamo, rivoluzioni o cataclismi nel progetto, non verrà quindi adattata ai singoli ordinamenti nazionali. Ovviamente questa è una decisione meditata e vorrei dire anche sofferta, sulla base di quello che abbiamo visto anche noi direttamente da Creative Commons, che ha provocato molte discussioni, perché è chiaro che tutti gli affiliates, tutte le varie organizzazioni nazionali che si sono spese
in questi anni nel lavoro di adattamento al proprio ordinamento della versione nazionale di licenza si sentono in qualche modo un pochino così messe da parte, defraudate, in una visione che appunto alcuni ritengono eccessivamente US-centrica, cioè che dia e torni a dare un peso preponderante al quartier generale di Creative Commons negli Stati Uniti. In realtà, ecco, questo pericolo che ovviamente molti hanno immediatamente adombrato nel dibattito pubblico che si è sviluppato a partire da settembre, direi, dal Global Summit di Varsavia, è stato scongiurato, o comunque vuole essere scongiurato sulla base di tutta una serie di considerazioni che sono state sviluppate per giustificare questo ritorno a una licenza unica internazionale unported. Le considerazioni, diciamo, basilari si basano sul fatto che le licenze ovviamente hanno ad oggetto solitamente ad oggetto delle opere che non sono destinate a circolare ad essere confinate nell'ambito di un territorio nazionale, di un'unica giurisdizione, ma per loro natura sono licenze che non hanno limiti territoriali, quindi mondiali come territorio su cui spiega l'efficacia della licenza, e sono legate a oggetti, a beni licenziati che per loro natura molto spesso hanno una natura informatica e quindi molto facilmente circolano. Quindi paradossalmente noi ci troviamo in una situazione in cui l'adattamento all'ordinamento nazionale, alle specificità di ogni ordinamento nazionale della licenza, rischia di essere un limite poi per l'applicabilità, per l'efficacia della licenza o di alcune clausole della licenza quando questa si trovi a dover essere applicata in altri ordinamenti, in altre giurisdizioni. Voi sapete che il principio che disciplina i diritti di proprietà industriale si basa sul principio di territorialità e quindi è regolata la legge dello stato di utilizzazione. Ecco, questo rischia di essere un limite, è stato individuato come un possibile limite dell'adattamento nazionale delle licenze. Ovviamente quello che alcuni hanno subito evidenziato, ve ne accorgete dopo 10 anni che l'adattamento può presentare un nazionale dei limiti di questo tipo? Ovviamente no, e il ritornare verso una licenza unica, unported, non è un sconfessare l'orientamento originario di Creative Commons, che è stato, rispetto ad esempio alla licenza GPL, che è sempre stata unported, quella di andare verso gli utilizzatori, verso i territori nazionali, verso la concreta specificità anche giuridica di chi doveva utilizzare la licenza. In realtà forse possiamo parlare in questa versione 4.0 più che di un unporting, di un deporting delle licenze, cioè di un processo inverso nel quale, accanto a un aspetto, diciamo, di internazionalizzazione anche della terminologia della licenza, che si baserà soprattutto sulle definizioni e sui termini non degli ordinamenti nazionali, ovviamente a questo punto, ma delle convenzioni internazionali, su quella nomenclatura che è il minimo comune denominatore, nomenclatura e concettualizzazione delle norme del diritto d'autore che sono il minimo comune denominatore per tutti i paesi che aderiscono alle grandi convenzioni internazionali. D'altra parte però si dovrà tenere conto, e sarà il processo sicuramente più difficile, più complesso, delle specificità dei singoli ordinamenti per scongiurare che l'applicazione, l'efficacia pratica della licenza o di alcune clausole di queste possano essere ostacolate da norme nazionali che trovano applicazione in determinati ordinamenti. Quindi tutto il lavoro che c'è stato a monte di adattamento delle licenze a singoli ordinamenti dovrebbe servire per tenerne conto e quindi essere utilizzato identificare una versione di una licenza che sia il più possibile efficace e al 100% applicabile, o tendenzialmente al 100% applicabile in tutte le giurisdizioni. Ecco, questo è un po' il concetto sulla base del quale Creative Commons sta procedendo al dibattito e a identificare i punti che saranno da modificare nella licenza 4.0, tenendo presente che in realtà oltre alla licenza 4.0 rimarranno molto probabilmente le versioni 3.0 nazionali della licenza, quindi ci sarà ancora la possibilità per i singoli utilizzatori nazionali, magari con riferimento alla circolazione di determinate opere che
sulle quali si presume che possano avere un utilizzo tendenzialmente limitato, magari quindi non in ambiente digitale, tendenzialmente limitato a un singolo territorio, a un territorio nazionale, a una singola giurisdizione, ecco, ci sarà la possibilità di scegliere ancora le versioni adattate alle singole giurisdizioni. Ecco, molto rapidamente, avendo già visto l'esposizione del cartello che mi minaccia l'interruzione del microfono tra pochissimi minuti, ecco, questo qua sarà quello definitivo. Molto rapidamente, oltre a questi aspetti, diciamo, di internazionalizzazione della licenza, si è già provveduto a identificare alcuni dei punti più delicati che dovranno essere affrontati e modificati nella licenza. Il primo dei quali è l'identificazione dell'oggetto della licenza. Come sapete, la versione attuale dell'Unported, ma anche la maggioranza delle versioni nazionali, hanno un oggetto della licenza che è, per così dire, a geometria variabile, nel senso che si fa riferimento, per identificare l'oggetto della licenza, alle opere dell'ingegno di carattere creativo che possono avere, e diritti d'autore, diritti connessi, che possono avere una identificazione, una specificazione che varia a seconda dei singoli ordinamenti. L'esempio più eclatante l'abbiamo avuto con riferimento al diritto sui generis, che sapete è una peculiarità dell'Unione Europea e di pochi altri ordinamenti, poche altre giurisdizioni, non è conosciuto in generale dagli ordinamenti del common law, forse con qualche precisazione, eccezione per quanto riguarda l'Australia, però questo ha determinato grosse discussioni, grosse difficoltà nell'applicazione delle licenze delle versioni nazionali e le modifiche importanti che si sono inserite nella versione 3.0 delle licenze degli ordinamenti dell'Unione Europea. Ecco, l'identificazione quindi di un oggetto preciso o comunque non soggetto a interpretazioni e contestazioni dovrebbe essere uno dei prossimi obiettivi della licenza 4.0, perché paradossalmente, per restare sempre all'esempio del diritto sui generis e delle banche dati, oggi ci troviamo in una situazione nella quale nelle licenze degli Stati dell'Unione Europea è specificato molto chiaramente che il licenziante rinuncia al diritto sui generis delle banche dati. Lo stesso invece non viene detto per le licenze destinate ad essere applicate in paesi in cui il diritto sui generis non viene riconosciuto, con l'effetto paradossale che quelle stesse licenze potrebbero in realtà produrre una concessione in licenza del diritto sui generis nei paesi dove il diritto sui generis viene riconosciuto. Quindi queste conseguenze ovviamente non volute e anzi contrarie a quelle che erano le intenzioni originali degli estensori della licenza dovrebbero essere evitate attraverso un processo di porting della 4.0. L'altro aspetto molto delicato, che accenno proprio solo rapidamente, è quello della clausola non commercial, che anche questa ha dato adito a notevoli discussioni. Sapete che c'è quella definizione per escludere l'utilizzo commerciale che fa riferimento all'uso che non sia prevalentemente inteso diretto al conseguimento di un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Ecco, anche qui si discute se sia da precisare ulteriormente, facendo riferimento ad esempio ad utilizzi ibridi che comportano un vantaggio commerciale indiretto, ad esempio attraverso l'abbinamento con pubblicità o con riferimento ad esempio alle finalità degli enti che possono utilizzare queste licenze, quindi enti che non abbiano scopo di lucro. L'applicazione di questa clausola non commercial tutt'oggi è molto dibattuta, e quindi anche questo dovrebbe essere in qualche modo affrontato dalla licenza 4.0. Altri aspetti riguardano opere derivate e le licenze a valle delle opere derivate, perché voi sapete che le licenze offrono la possibilità di inserire una clausola sulla base della quale il licenziatario si impegna ed è obbligato a, nel caso in cui realizzi le opere derivate con l'opera che acquisisce in licenza, a sottoporre queste opere derivate alle stesse condizioni, alla stessa licenza con la quale questo l'ha ricevuta. Ecco, nel caso in cui questa clausola non vi sia, ci si trova nel problema di dover quantomeno
in caso di opera derivata, avere una duplice licenza per coloro che utilizzano l'opera derivata: la licenza originaria, che è quella Creative Commons, e la licenza sull'opera derivata, che può essere diversa da quella originaria. Anche questo crea una serie di problemi e complicazioni che dovrebbero essere in qualche modo affrontate e risolte dalla versione 4.0 delle licenze. L'ultimo aspetto è quello dell'interoperabilità della licenza con le altre licenze, che anche questo è un punto delicato che è stato affrontato dalla licenza 3.0, ma verrà perfezionato nella versione 4. Chiudo semplicemente con un invito, e cioè a partecipare a questo processo, a far sentire la propria voce, il proprio contributo, nel caso ci siano suggerimenti o indicazioni da dare. Il 9 dicembre, quindi pochi giorni fa, è stato pubblicato un wiki sul sito di Creative Commons, in cui viene dato atto del processo di analisi della licenza. Non c'è ancora un draft della licenza, dovrebbero essere pubblicati, sulla base delle indicazioni che verranno dagli operatori, tutti coloro che contribuiranno a questo processo, due draft successivi nel corso del 2012, per arrivare, sulla base dei piani di sviluppo, a rilasciare la licenza entro l'anno prossimo. Quindi partecipate, perché ovviamente è importante questo processo. Fantastico. Funziona? No, sì, fa solo rondino.